un po' tutta la stagione così, però sono contento perché volevamo una risposta, il presidente la voleva, penso che tutti i ragazzi gliel'abbiano data perché ha fatto una grande partita. Venire qui a Novara a giocare con questa personalità, creare oltre due gol, altre situazioni, un palo, è vero che anche loro hanno preso la traversa. Noi abbiamo partito quando loro hanno messo le due punte forti fisicamente e mettevano la palla, noi non riuscivamo più a arrivare a prenderla in balzo, perché grandi situazioni, tranne le mischie non abbiamo avuto difficoltà. Dispiace perché poteva esserci ancora una piccola speranza, però io non mollo perché ho detto questa squadra qui deve affrontare tutte le partite, le rimanenti, come ha affrontato oggi con Novara, perché deve dare, essere orgoglioso di quello che sta facendo. Chi è la favorita secondo lei, mister, dando per scontato che le prime due Cagliari e Crotone vanno in Serie A, se lei dovesse giocare un caffè sui play-off, chi li gioca? Io non so come, quindi non so giudicare perché io ci sono arrivato da quarta e li ho vinti, mi davano per spacciato. Bisogna vedere come ci arrivi, che condizione ci arrivi, con la testa, la condizione dei giocatori, la condizione dell'ambiente dietro, se è entusiasmo di essere arrivato a quinta oppure o quarta, o terza o settima. Sicuramente adesso la lotta per l'ultimo posto penso che si sia ristretta a tre squadre. Novara, Cesena e Terna. Una salta fuori e l'altra vanno dentro. Non so se a meno che noi gli altri rallentano, noi vinciamo quattro partite, adesso sto dicendo. Avete il Bari già, è un bel banco di prova. No, beh, cioè, noi, il Bari troverà la stessa squadra che ha trovato stasera Novara. Noi non regaliamo niente a nessuno, io non ho mai regalato, non voglio che mi regalino, quindi sono fatto così e quindi è giusto che voglio onorare lo sport. E poi voglio vedere che questa squadra riesca a superare una squadra in avanti, la prima volta potrebbe essere il Brescia, la volta dopo un'altra squadra. Io ho questa ambizione. Però sicuramente quest'anno è un campionato molto difficile, perché ci sono nove. Fate conto che l'ottava l'anno scorso ha fatto 59 punti per andarci dentro. Adesso secondo me non ne bastano all'ottava 64. E quindi vuol dire che il campionato è difficile. L'anno scorso era tremendamente livellato dal basso, quest'anno è livellato molto sull'alto, perché ci sono 9-10 squadre veramente forti. Anche la zona retrocessione, secondo me, sarà tosta. Sì. E quindi è un campionato molto avvincente rispetto all'anno scorso, che invece a 59 l'ottava è entrata dentro, quindi c'era molto più. Fate conto che noi siamo a 52, con quattro partite, forse a 59 ci arriviamo sicuramente. E quindi però non bastano sicuramente. Sì. Del Prete è uscito poco prima dell'intervallo, è un problema serio o si può recuperare per sabato? È lo stesso problema che ha sempre Lorenzo, che quando sente tirare la gamba ha paura di farsi male, quindi è giusto che interrompa. Siccome nessuno voleva mancare a questa partita, è stato giusto che sia sceso in campo da capitano, ha dato tutto, ha fatto un'ottima partita. Poi, come era anche questa stagione, ho sempre i giocatori che fanno tre allenamenti sì, quattro no, e Lorenzo uguale. I primi due giorni li ha fatti gli ultimi, voleva esserci a tutti i costi e al 35esimo ha sentito la gamba un po' dura e siccome lì ha avuto un infortunio molto serio l'anno scorso gli ho detto sempre di dirmi la verità ed è bravo a dirla. E quindi ho messo Spinazzola che ha fatto una buona partita anche da destra. Va bene. Grazie. Grazie. E bocca al lupo per tutto.